un'idea strana, partita da un incontro, partito dal quel giubileo avvenuto nel 1984, il giubileo dei giovani, che ha mosso sicuramente nel cuore del Papa, di San Giovanni Paolo II e nel cuore di tutti questo invito nei confronti dei giovani, una scommessa che nasce da una speranza, perché i giovani sono la speranza della società, sono la speranza della Chiesa. Provo a immaginare che siano state queste le idee di Giovanni Paolo II: fissare una data, un momento per i giovani, non i giovani di un determinato posto, ma i giovani di tutto il mondo. Un incontro che favorisce legami, un incontro che favorisce l'unione, un incontro che favorisce il nostro dire sì al Signore, dire sì alle relazioni, dire sì alla vita, perché quell'idea di far nascere una giornata dedicata ai giovani è vita. Chi ha partecipato, chi partecipa e chi parteciperà alla GMG sperimenta proprio questo. In quei giorni si sente la vitalità, si sente la vita di tanti giovani, si sente la vita di una Chiesa che sa di speranza, si sente la vita di una comunità che non è solo problemi, ma che è gioia, ma che è pace, ma che è amore, ma che è serenità. Tutto nasce da quell'incontro, tutto nasce da quel mettere insieme i giovani. Era bello l'espressione che diceva Giovanni Paolo II nell'84. Chi ha detto che i giovani sono il problema? I giovani sono la soluzione del problema, quando lasciamo che si possano incontrare. I giovani diventano la risoluzione dei problemi quando lasciamo che le loro vite si possano incontrare. Le loro vite si possono unire con quelle di giovani dell'altra parte del mondo, di quelle di giovani di altre nazioni, di altre culture. Messi insieme diventano soluzione. Vedete, ancora oggi si pensano che i giovani siano un problema. In realtà dobbiamo cambiare prospettiva, dobbiamo guardare i giovani come la soluzione. Se diamo loro questa speranza, se diamo loro questa certezza, se diamo loro questo coraggio che loro sono la soluzione, che loro sono la vitalità, che loro sono il futuro, allora tutto diventa più facile, allora tutto diventa diverso. Vedete, quella iniziativa nata così, forse nata per sbaglio, nata da quell'incontro che si fanno in tutti i giubilei, ha suscitato nel cuore del Papa questa forza, ha suscitato nel cuore del successore di Pietro questa vitalità, ha suscitato questo incontro, ha suscitato quello che diventa un punto di partenza. Sì, perché i giovani
sono il punto di partenza. È da loro che parte tutto. Loro sono capaci di stravolgere le nostre logiche, loro sono in grado di stravolgere le nostre giornate, le nostre attività. Loro sono il punto da cui dobbiamo ripartire ogni giorno. Giovanni Paolo II aveva capito questo, aveva capito che quell'incontro è la partenza della Chiesa, perché nella GMG si respira questa Chiesa, si respira il volto della Chiesa giovane, il volto della Chiesa che non è ferma, il volto della Chiesa, come ci dice Papa Francesco, è sempre in uscita, è sempre sulla strada, la Chiesa che va incontro. Giovanni Paolo II nel 1984 è stato l'ideatore, è stato colui che ha dato l'inizio. Magari neanche lui ha capito bene forse dove lo avrebbe portata questa iniziativa. Eppure oggi siamo qui perché quell'iniziativa nata così porta ancora frutto. Quell'iniziativa nata da quel giubileo porta ancora freschezza di novità, porta ancora bellezza a tutti quanti noi che siamo Chiesa, porta gioia, porta felicità, porta speranza. Allora lasciamoci guidare da questa speranza, lasciamoci guidare da questa freschezza, lasciamoci guidare da questa novità che portano i giovani. Non abbiamo paura di seguirli, non abbiamo paura ad incoraggiarli, non abbiamo paura a spronarli, perché quando incoraggiamo, quando li sproniamo, quando li seguiamo, seguiamo la bellezza, seguiamo la gioia, seguiamo la felicità e la pace. Allora continuiamo a donare speranza, continuiamo a donare fiducia ai nostri giovani, continuiamo a portare avanti quel progetto nato dal cuore del Papa Santo, quel progetto che vede uniti tutti i nostri giovani per portare la bellezza di una Chiesa che continua ad annunciare Cristo nelle varie forme e nei vari momenti della storia.